E abbiamo un cuore, non dimenticarlo. Arrivederci. Spero di potervi incontrare un giorno a L'Avana. Sì, magari ci incontreremo a Città del Messico o a Tijuana. Credo che sarà un po' difficile. Tieni, prendi questa. Certo che è una strana situazione. Cuba che dà una pistola all'America. Una pistola russa? La saprai usare? Ma che attore sarei se non fossi capace a sparare? Questa non è caricata a salve. Arrivederci. Auguri con tuo figlio. Forse non dovrai ucciderlo. Ehi, sta attento a dove metti i piedi, pezzo di idiota. Scusatemi. Dove vai, bellezza? Dove vado sono fatti miei, imbecille. Babbi, ma che fai? Ehi, la vuoi assaggiare una cosa buona? Lasciami! Quella roba che ti farà dare i numeri. Lasciami, ti ha detto! E poi i numeri li faremo in più. Lasciami! Inseguiamo quella puttana, non ci deve sfuggire! Aiutatemi! Aiutami! Lasciami! Lasciami! No! Lasciatemi! Ferma! Sto scappando! Ehi, venite, ragazzi! Vieni qui, forza! No! Dai, presto, lasciami! 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 Vieni qui! No! No! Fermi, ragazzi, fermi! Che volete? Sappiamo, chi lo chiama? Via! Via! Blocca questo! È stato! Lasciami, capitato! Levami le mani di dosso! Levati! Sta buono! Lasciami! Lasciami! Preso, brutta puttana! Lasciami! Ora te la pagherai! Vieni lasciami! Qui! Vieni qui! Aiuto! Lasciatemi, prego! Lasciatemi! Aiuto! Lasciatemi, per favore, vi prego! Adesso si farà divertire! Lasciatemi! Lasciatemi! Avanti, forza! Aiuto! Aiuto! Fermo, non toccarla! Scappa! Battene! Beh, noi non ce ne siamo accorte perché stavamo servendo e tra la musica e la gente che urla non si sente. Mia moglie lavora qui. Scusa, conosci Ellen? Lavora ancora qui? Sì, è andata via presto. È stata fortunata perché stasera qualcuno ha cercato di aggredirci. Sai chi? Sì, una specie di mostro con testone artigo. Dove vive Ellen?
Scusatemi. Andiamo, non penserà che sia così scema da darle l'indirizzo. Deve darmelo, la sua vita è in pericolo. Potrebbe essere lei quello che ha assalito la mia amica. Senti, tu l'hai visto in faccia. Scusa, sai bene che non sono io. Dimmi dov'è Ellen, ti prego, dimmelo. Al Tropicana, ha un appartamento. Che cosa vuoi veramente? Davvero non ci arrivi? Che tu mi apra la porta quando mi pare e piace. O torno subito in quel negozio, compro tutti i libri in cui ci sei e vado a distribuirli ai tuoi amici. Tony, sei una carogna. E mi fai tanto schifo. Io ti faccio schifo. E tu che hai dato alla luce quella creatura? Come ti sei sentita? O hai pensato che fosse tutta colpa di tuo marito? Non ci provare. Oh, scusami tanto, amore mio, dimenticavo che tu non piangi mai. Allora, tesoro, siamo d'accordo? Ma che cosa fai? Ma che ti prende? Ma non puoi vomitare nella mia macchina, smettila! Vai a farlo fuori! Che schifo, mi ha riempito la macchina di vomito. Ma è proprio vero che sei strana, ma guarda che cazzo hai combinato! Vaffanculo, troia! Mi hai rovinato la pelle del sedile! Questa me la paghi! Zitto, sta zitto! Sta figlia di puttana! Adesso ti faccio vedere io! Tu non sei una donna, sei una bestia! Tu sei una bestia! Andiamo, non farti più vedere, vattene! Apri subito! Porca puttana, speri di cavartelo così, eh? Ma io ti rovino, ti faccio chiudere in manicomio e ci morirai! Ti ho detto di stare zitto, bastardo, vattene! Aspetta! Ti conviene farmi entrare? Tanto non me ne vado! Apri questa porta! Scordatelo, buttati a mare e affogati! Non prenderti, eh! Basta, fatela finita o chiamo la polizia! Vaffanculo! Chiama la polizia, chiamala pure! Avanti! Coraggio! Vuoi che mi buttino fuori dal residence? Sì, ho molti amici, conosco anche il proprietario! Una sola telefonata ti faccio buttare fuori! Sei finita! Sei un porco schifoso! Andate a fanculo, coglioni! Vuoi metterti contro di me, eh? Vuoi metterti contro di me? Io la rovino sul serio! Guarda qua, guarda che cazzo ha fatto la macchina! Ma me la paga quella stronza! Garantito! Si è fregata, non sa che io alla macchina ci tengo! Ah! Sotto il pontile ci sono altri sei cadaveri. Li ho visti. Tutti sbranati. Gli ho scaricato addosso tutto il caricatore e non voleva saperne di cadere. Allora meglio non fidarsi. Isolate la zona. E voi fate allontanare la gente che è sul pontile. Voi due non dovete avere contatti con i vostri colleghi. Presentatevi in ospedale e subito. E per quale motivo, scusi? Può avervi infettato. Il cadavere è tutto coperto di piaghe. È meglio avere prudenza. Accidenti, è io che l'ho toccato con le mani. Ho bisogno di te, Tony, vieni su, Tony! Oh!